benvenuto a tutti e a tutte. Apriamo qui a Palazzo della Ragione i lavori conclusivi di una triplice iniziativa del Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari dell'Università di Padova, naturalmente, sui centenari della nascita di tre grandi scrittori veneti di statura nazionale e internazionale, Zanzotto, Rigoni Stern e Meneghello, a cui hanno collaborato l'Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia e la Biblioteca Beato Pellegrino. L'intento che ci ha guidati in questa triplice iniziativa è stato non solo celebrativo, ma vivo e reattivo. Abbiamo cercato di portare la letteratura, la grande letteratura, fuori anche dalle aule universitarie, dentro il cuore della città. Oggi è la volta di Meneghello, lo scrittore dell'arguzia, dell'umorismo e dell'ironia, che ha fatto di questi stili degli argini al compiacimento retorico, mettendo a frutto il suo apprendistato, il rigore morale partigiano di un piccolo maestro come Toni Giuriolo, pacifista integrale, secondo il magistero alto di Aldo Capitini. Il luogo e il giorno in cui siamo, mi sembra, cioè il Palazzo della Ragione e la festa della Liberazione, mi sembra rappresentino splendidamente gli intenti e li coronino. Chiamerò adesso in ordine i convenuti per i saluti istituzionali, brevemente, che dovranno accomodarsi al nostro podio, l'assessore della cultura del Comune di Padova, Andrea Colasio. Grazie professore, ma innanzitutto buongiorno a tutti, buonasera ormai. È con grande piacere che porto i saluti del sindaco Giordani e dell'amministrazione tutta, ma dico che quando gli amici del Dipartimento di Italianistica mi hanno delineato il percorso che avrebbe scandito le tappe dei tre centenari, non ho esitato a proporre loro di ospitarli in questa sala, per una molteplicità di ragioni che attengono ovviamente all'importanza in sé dell'evento di questa sera, ma che anche si intersecano e si intrecciano con la macro storia, sono gli 800 anni dell'Università di Padova, ma spesso ci dimentichiamo che sono passati da poco gli 800 anni di questo edificio, come racconta l'analistica, inceptum fuit 1218, completum fuit, erano altri tempi, 1219. Quindi vi è un parallelismo stretto tra la storia del nostro Ateneo e la storia di questo edificio che, ve lo ricordo, il Consiglio Maggiore di Padova immaginava come il più bel mercato di panni del mondo. Quando uscirete da questa sala, andate a guardarvi quell'affresco di Jacopo da Verona, è uno dei grandi della Urbs Picta, una delle personalità che hanno segnato e fatto sì che questo luogo ottenesse il riconoscimento di patrimonio UNESCO dell'umanità assieme alla Cappella degli Scrovegni e gli altri siti. E lì vedrete che questo spazio, che questo luogo, nel 1397, quella è una fotografia del tempo, era uno spazio diverso, era controsoffittato e nel controsoffitto, come ci racconta Ricobaldo Ferrarese e come ci racconta Giovanni da Nono, il grande Giotto aveva affrescato il suo capolavoro perduto nel 1420. Io voglio dire solo una cosa, è importante essere qui per voi oggi, è importante per la città perché accogliamo un convegno importante di una personalità che ha segnato le biografie individuali di molti ragazzi e di molti giovani. Io ricordo quando lessi Libera Nossa Mano, I Piccoli Maestri. È un pezzo di memoria collettiva di un intellettuale di cui mi piaceva la sua frase che dice spesso: io sono stato esposto da ragazzo agli effetti dell'educazione fascista e poi rieducato alla meglio durante la guerra e la guerra civile sotto le ali protettrici del Piccolo Partito d'Azione. C'è un grande pezzo di storia italiana e parla di studi assurdamente brillanti a Vicenza e a Padova. In realtà sono assurdamente brillanti e chiudo, ma non sono poi così maldestri. Concetto Marchesi,
fa l'esame di latino, Fiocco fa gli esami di storia dell'arte, Valeri fa gli esami di letteratura francese, Conanti fa gli esami di archeologia, sai come dire, lo stretto intreccio tra la sua biografia individuale, che è segnata da questa polarità tra il fortissimo ancoramento territoriale identitario e la sua dimensione cosmopolita. Ecco, penso che questo passaggio dentro l'Ateneo Padovano e il confronto con questi grandi maestri abbia segnato in profondità la personalità, la biografia, ma anche il profilo letterario di Meneghello. Io vi auguro buon convegno e ringrazio ancora il Dipartimento, perché per noi come amministrazione è un onore avervi qui oggi. Grazie a voi della vostra presenza e buon convegno. Grazie, professore. Grazie Assessore Colasio. Chiamo ora la segretaria dell'ANPI Padovano, Floriana Rizzetto. Buonasera a tutti, io ringrazio molto per questo invito fatto dall'Università e ringrazio anche il Comune per l'ospitalità in questa bellissima sala che veramente rappresenta, credo, un unicum nel contesto italiano, e in particolare poi sono fiera di aver studiato anch'io in questa università, perché pur essendo veneziana, allora quando qualche decennio fa ho fatto la facoltà di lettere a Venezia non c'era, e quindi ci sono laureata a Padova, sono orgogliosa di essermi laureata in questa università che celebra appunto quest'anno gli 800 anni e che, sapete, è l'unica università italiana medaglia d'oro al valor militare per la partecipazione alla guerra di liberazione. Questa mattina c'è stata la cerimonia istituzionale e la rettrice ha parlato, e ha parlato appunto della lapide che c'è nel portale che fa accedere al cortile più nuovo, dove c'è la statua di Primo Visentin Palinuro e dove c'è appunto, ecco, quindi, e Meneghello è lo scrittore, effettivamente lo scrittore partigiano, e gli altri due sono quelli che sono stati celebrati l'anno scorso, ed è una grande bella iniziativa quella dell'università, che erano nati l'anno prima, sono legati ugualmente alle vicissitudini, alle vicende della Seconda Guerra Mondiale, ma Rioni Stern praticamente matura le sue convinzioni proprio durante la guerra, durante la campagna di Russia, e Zanzotto aveva motivi di salute che impedivano di fare quello che poi invece Meneghello ha fatto, quindi Meneghello è lo scrittore partigiano. Ecco, vorrei dire che è importante che noi veneti, non perché ci sia così un nazionalismo, ma ecco, rivendichiamo anche noi i nostri scrittori partigiani, perché normalmente noi pensiamo al Piemonte, pensiamo a Fenoglio, pensiamo a Revelli, pensiamo poi a Calvino, quindi abbiamo questa, ecco, ma in realtà anche noi abbiamo una letteratura partigiana molto importante, le vicende appunto del comandante Giuriolo, vi ricordo, penso che qualcuno di voi, quelli della mia età, avranno anche visto il film. Siamo nei primi anni 60, evidentemente anch'io ho letto i libri di Meneghello in quell'epoca lì, sono anche stata associata, c'è un'associazione a Malo di amici di Meneghello, per un po' mi sono anche andata a qualche riunione, ecco. Quindi per noi chiaramente dell'Associazione Nazionale dei Partigiani avere questi personaggi così della nostra storia e che hanno documentato in maniera poi magistrale, ecco, quello che è stata la resistenza da cui nasce evidentemente la libertà d'Italia, l'abolizione della dittatura, la possibilità di avere un paese libero, democratico, che si regge su una Costituzione frutto di una ricerca e di un accordo tra tutti i partiti che in quel momento fecero questo miracolo, cioè di lavorare, di riuscire a fare un testo condiviso. Ecco, credo che questo sia un orgoglio per noi, ripeto, non per nazionalismo, naturalmente prima i veneti, tutt'altro evidentemente è la mia ideologia, ma credo che avere un giusto orgoglio di essere appartenuti a questo Ateneo così famoso e a questa regione che ha dato tante cose
campo artistico all'Italia, al nostro paese, sia importante. Quindi sono molto contenta di essere qui e invito chi non avesse letto i libri di Meneghello, che anche da un punto di vista linguistico è molto interessante, a leggerli. Spero che vengano anche appunto in questa occasione ristampati, perché merita, e appunto e ringrazio, ripeto di nuovo, ecco, noi cerchiamo di portare avanti, ormai i partigiani nel Padovano ce ne sono pochissimi, cito il presidente emerito Pegoraro, che ha compiuto 100 anni l'ottobre scorso, che ragiona ancora, insomma ha qualche problema evidentemente di mobilità, ma ragiona ancora, ne abbiamo pochi, ma noi siamo coscienti di questo nel portare avanti appunto quello per cui loro hanno combattuto, e credo che sia la grande eredità che ci hanno lasciato, ma è un'eredità che deve essere viva, è una memoria attiva, dobbiamo lavorare perché il nostro paese si regga sempre sulla Costituzione che loro hanno contribuito a far approvare dall'Assemblea Costituente. Grazie. Grazie a Floriana Rizzetto e all'AMPI. Chiamo il direttore del Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari, il professor Sergio Bozzola. Grazie, autorità civili, autorità accademiche, AMPI, amiche, amici cittadini, siamo in una sala gremita di persone, con piacere, anche con una certa emozione, e devo dire anche con un certo compiacimento, che mi trovo qui a portare la presenza e i saluti del Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari. Il piacere viene dal senso di riconoscimento in una iniziativa che celebra Luigi Meneghello, per ciò che costui rappresenta nella letteratura italiana del dopoguerra, nella storia degli intellettuali e del loro rapporto con la Resistenza, e specificamente, finalmente, anche nella storia di questa università, Meneghello studente e laureato, come è stato ricordato, nella nostra università, quindi per le lettere padovane. Riconoscimento, quindi, in un certo senso storico, ideologico, culturale, ma anche insieme di una comune appartenenza all'istituzione formativa entro la quale questa iniziativa è nata e nella quale io lavoro. Il compiacimento viene dal fatto, dalla paternità di questa iniziativa, di questo convegno che cresce nel Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari per iniziativa di alcuni tra i suoi studiosi più rappresentativi, prestigiosi, anche amici carissimi, i quali quindi, prima che ad altri, va il mio più cordiale ringraziamento, che estendo alle autorità civili presenti, alle autorità accademiche presenti e anche a quelle assenti, autorità accademiche che hanno patrocinato questa iniziativa. Auguri ai presenti di buon lavoro, benvenute, benvenuti a nome del Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari. Grazie. Grazie al professor Bozzola. Adesso entriamo nel vivo dei lavori di questo pomeriggio. Sappiate che poi continueranno anche domani presso il nostro Dipartimento. Domattina i lavori, parleranno altri studiosi e vi sarà una proiezione di un film, quindi siete invitati, per chi non l'ha ancora preso iscrizione, a venire domani. Il primo dei nostri relatori è Mario Snenghi, che invito a venire al palco. E intanto che si avvicina, io comincio a presentarlo. Naturalmente Mario Snenghi è la classica personalità intellettuale che non ha bisogno di presentazioni. Dicevo che non mi metterò a elencare le sue tante opere, i celebri lavori di Snenghi come storico contemporaneo. Lavori che spaziano dalla Grande Guerra all'organizzazione della cultura del fascismo. Mi piace citare molto brevemente soltanto due suoi libri,
recentissimi, perché sono a loro modo meneghelliani, vite vissute e no, in cui si rimembrano i tanti luoghi, stavolta della sua memoria privata, tra cui l'Altipiano, e l'altro libro, Se Venezia vive. Un libro che è meravigliosamente ricco di episodi di storia moderna veneziana, che è anche la mia città, fra cui, tra i tanti, ricordo la splendida beffa partigiana di Cesco Chinello e di Bepi Turcato al Teatro Goldoni nel 1944, un episodio che è davvero grande anche nella sua ironia meneghelliana, nella sua comicità. Ecco, un episodio della nostra lotta antifascista. Cedo la parola a Isnenghi, che accolgo qui con vera gioia. Grazie. Ok, dovrebbe andare. Bene. Buonasera. Il titolo che mi è stato suggerito e che ho accettato è Crescere e formarsi al tempo del fascismo. Parla chiaro. Io dunque, benché sia il 25 aprile, non parlerò di Meneghello già antifascista, ma del ragazzo Meneghello ancora fascista e del complesso trapasso che è importante perché questo è il centenario di Meneghello, ma che è importante perché Meneghello è uno dei migliori testimoni di un trapasso generazionale. Quindi non vi aspettate i piccoli maestri, non sono per me, aspettatevi i fiori italiani, perché il periodo su cui si incentrano le mie parole va dal maggio 1940 all'8 settembre 1943 e a tutto ciò che consegue, e cioè dai littoriali alla resistenza. Perché nel maggio del 40 il giovanissimo Meneghello, poco più che diciottenne, vince le gare culturali per gli studenti universitari italiani a Bologna. Maggio 1940. Voi sapete che non passa un mese e comincia la guerra. Tempi strettissimi, dunque, ma intensissimi. Sono questi anni che dovrei esplorare in questa mezz'oretta. E il libro che ci conduce è perciò Fiori Italiani, che vuol dire la scuola, il liceo classico di Vicenza, e l'università, la facoltà di lettere di Padova, il Liviano. Questo il perimetro cronologico ristrettissimo. Parlando più in generale, lo sapete, Meneghello fa memoria, è lo scrittore della memoria, rielabora, narra. La storia, in certo modo, fa il percorso contrario. Dall'io, in questo caso l'io di Meneghello, che si costruisce, la storia dovrebbe cercare, quando non commette l'errore di confondersi e identificarsi con la memoria, la storia dovrebbe, in quanto storiografia, cercare di tornare alla storia in quanto fatti realmente avvenuti. Una parola con uno scrittore di memoria come Meneghello. Quante cose sappiamo di Meneghello che non siano filtrate e raccontate da Meneghello? O alcune sì, ma non poi tantissime. Ecco perché è risultato prezioso negli ultimi anni che uno dei
prossimi piccoli maestri, divenuto storico e storico eminente, un toscano, non un vicentino, Mario Mirri, storico del Settecento, abbia raccontato dal suo punto di vista di storico ciò che Meneghello aveva raccontato dal suo punto di vista di io inquieto e in crisi e di grande scrittore. Mario Mirri era infatti Marietto tra i personaggi. E la storia di Mario è il titolo del suo libro, uscito nel 2018, dunque recente. Ma c'è anche un'intervista raccolta dall'Istituto Storico della Resistenza di Vicenza, che in sostanza affronta le stesse questioni. E beh, lì i punti di vista diversi di memoria e storia si vedono bene. Mario Mirri, per esempio, è tutto sommato abbastanza riduttivo rispetto a quello che considera il mito personale di Meneghello, e cioè Antonio Giuliolo. Dice sì, certo, come politico, come partigiano. Ma lui lo presenta come un intellettuale. Ma qui però subito vediamo l'incontro-scontro tra i fatti oggettivati dallo storico e i fatti soggettivi di chi ha vissuto una certa situazione e l'incontro con una persona in un modo che glielo fa vedere e ricordare come qualcosa di assolutamente eccezionale per lui, e Meneghello tende ad estendere il discorso da sé ad altri, come poi vedremo. Ma in tanti altri punti, senza nessuna perfidia, badate, lo storico mette a punto le cose rispetto alle rielaborazioni narrative. Qualche volta anche i tempi, la periodizzazione personale di ciascuno dei piccoli maestri nel districarsi dall'educazione fascista che tutti li aveva coinvolti naturalmente. È questione di mesi, intendiamoci, siamo sempre dentro questo 40-43, quindi grandi differenze temporali non ce ne possono essere. Meneghello aveva vinto i littoriali, si capisce che la federazione fascista vicentina lo tallonasse per fargli fare quelle che si saprà dopo che erano le ultime cose della sua prima vita, mentre ormai stava cominciando la seconda. Naturalmente, per me poi in modo specifico, sono fatti anche i fatti mentali. Non è che stia rivendicando la fattualità dei fatti fatti e relegando invece nel poco senso le cose credute vere o raccontate. Sono fatti anche i fatti mentali di cui si fa portavoce la letteratura, il pensare, il pensarsi, il ripensarsi. Meneghello, lo sapete, si ripensa per tutta la vita. Questa sera, in altre occasioni non è stato così, ma questa sera i fatti accaduti fra il 40 e il 43 sono quelli che mi concernono. Naturalmente con qualche precedente, cos'era successo tra il 22 e il 40. Ci sono delle cose che incidono, riassumendo, quali? Non molti di cui abbiamo cognizione. La storia che si è salvata dalla memoria dell'autonarrazione e della riscrittura, di Meneghello. C'è qualche fotografia, per esempio, c'è una fotografia del padre di Gigi, Cleto Meneghello, bardato da aviatore nel 1916 a fianco di Gabriele D'Annunzio. Non è da tutti. Avrà inciso. C'è un punto in uno dei libri di Meneghello in cui dice mio padre e mio zio, me lo dice in poche righe.
sono andati alla marcia su Roma, ma non è che in tante famiglie di Malo, in generale in tante famiglie, ci fossero due marciatori, ma subito lo scrittore smorza e dice: sì, però mio padre si è fermato a 4 chilometri da Malo e mio zio una volta arrivato a Vicenza. Ecco un bel esempio. La smorzatura ironica va benissimo per la letteratura, ma per la storia conta che ci siano due genitori e zio in famiglia che abbiano ritenuto di partecipare a quel grande avvenimento di rottura storica e di passaggio da un'Italia all'altra. Quanto può avere inciso, per esempio, accanto a tutta l'educazione militaresca del fascismo, quando in quelle stesse settimane dei littoriali Meneghello presenta la famosa domanda, la domanda cui si parla nei suoi libri, di andare volontario nella guerra. Quanto può aver inciso il fatto che abbia chiesto di andare a fare il paracadutista? È chiaro che siamo in pieno ideologia e mitologia del regime, però può anche esserci una discendenza psicologica d'ordine familiare. Non lo prendono, fa le visite, eccetera, non va bene. Allora ripiega. Su cosa ripiega? Pilota. A metà del 40. C'è qualche altra fotografia, c'è una brutta del 42. Siamo in una sala pubblica di Vicenza, tutti sono vestiti di nero. E il giovane littore deve spiegare quanto era bello il discorso del 3 gennaio 1925. È il discorso con cui Mussolini prende su di sé la responsabilità dell'Ettore Matteotti e fa partire la dittatura. Siamo nel 42. Pensate com'è difficile uscire da se stessi e ritrovare un altro se stesso. Questo è il primo terzo, diciamo, delle tre parti che, come vedete, estremamente ellittiche, sintetiche, compongono la mia breve relazione. E vi annuncio in questo secondo capitolo che incontreremo nel parlare tre grandi terzetti, diversamente grandi. Questi tre gruppi di personaggi sono Nuto Revelli, Mario Rigoni Stern e Gigi Meneghello. Revelli, il suo anniversario era nel 19, poco prima. Cambiano se stessi, tutti e tre. Rinascono, possiamo dire così, rinascono a 20 anni. E diventano testimoni del trapasso nel dopoguerra. Ve li enuncio i tre terzetti, poi li svolgo un pochettino, come possibile. Questo è il primo. Il secondo ci trasferisce tra il Liviano e il Bo, all'Università di Padova, negli stessi anni naturalmente. Carlo Anti, il rettore fascistissimo, rettore e trasformatore, riedificatore alla grande, di grandissimi meriti, questo rettore dell'università tra il 32 e il 43, rettorato lungo, interrotto solo dalla caduta del fascismo, dalla prima caduta del fascismo. Secondo del terzetto, Concetto Marchesi, suo erede, già, ma non fascista, comunista. Manara Valgimiglia. Questo vuol dire l'Università di Padova e il Liviano e il Bo. Secondo terzetto. Terzo sottogruppo significativo per lo svolgersi della personalità
di Gigi Meneghello in quel triennio. Carlo Barbieri, poi vi dico se qualcuno non si ricorda chi è sto Barbieri, Cesare Bolognesi, Enzo Pezzato, questo terzetto è più specialistico, ma con le dovute spiegazioni vedrete che non è meno importante. Sono le alternative al cambiamento, perché Meneghello non cambia in apnea, cambia mentre tutto è in fase di possibile modifica di sé e del paese, o no, di resistenza alla modifica. Allora, perché ho combinato insieme questi tre terzetti? Beh, pensate che Nuto Revelli, che sarà lo straordinario raccoglitore di vite di alpini, di contadini delle Langhe, a Cuneo e nel Cuneese, era un uomo di guerra. Ma prima di diventare un partigiano, è un uomo di guerra nel senso più tradizionale della parola. E nel 39, ma pensate, nel 1939, con tutto quello che era appena accaduto, nel 36, nel 37, nel 38, lui va e si iscrive all'Accademia Militare, decidendo di fare della sua vita la vita di un uomo di guerra, dunque delle guerre e delle battaglie del fascismo, alle soglie della Seconda Guerra Mondiale e le guerre che poi verranno, visto che l'ideologia militaresca del fascismo era quella in cui anche lui era nato. Poi l'aggressione all'Unione Sovietica, le batoste, la conoscenza della Germania vera, la riflessione, la ritirata, il cambiamento. Ed ecco Nuto Revelli arrivare e iscriversi idealmente ai testimoni del cambiamento che ci serviranno nel secondo dopoguerra per vedere qual era stata la vita collettiva della generazione della guerra, dei ventenni del 1920, nati allora, e ventenni nel 40. E questo è uno. Mario Rigogliester lo abbiamo ripassato tutti l'anno scorso, non insisto, ma ricordo soltanto che lui era il leader in alto piano fra le due guerre, contemporaneamente, dei ragazzi del prete, anzi dell'arciprete, del patronato e dei ragazzi fascisti, tra i quali suo padre aveva un ruolo di un certo rilievo. Eviterò di usare il concetto politico e la parola politico che nasce dall'unione di queste due situazioni, ma sta di fatto che non per niente a 17 anni il Mario va volontario. E non per niente immaginava di poter diventare generale, naturalmente generale degli alpini, cosa che avrebbe fatto molto piacere a suo padre e quindi all'ambiente in cui era nato. È così. È storia, bellezza. Anche se ci può rattristare, malinconire, specie quando abbiamo conosciuto le persone in un altro pezzo del tutto diverso della vita. Ma non è che la persona possa sempre e solo essere valutata dai punti d'arrivo. Molto, certo. Ma non è detto che i punti d'arrivo siano sempre, come in questo caso, migliori dei punti di partenza o intermedi. E naturalmente poi tocca a Meneghello. Gli altri tre, perché ho detto gli altri tre? Anti, Marchesi e Valgimigli. Beh, Valgimigli è un grande grecista ed è anche un grande elzevirista, cioè scrittore di articoli di vario argomento sulla stampa, che poi raccoglie i volumi, per cui è presentissimo con le sue straordinarie traduzioni della filosofia greca e anche con questo commento a pie pagina della vita che si viene svolgendo a scuola, come dice lui, che lui ha cominciato a scuola.
ma continua a dire a scuola anche all'università. Bene, è uno dei professori, anzi dei professoroni, con cui si incontra da studente il giovanissimo Meneghello, neolettore. Chi ha presente le pagine dedicate a loro ricorderà che, insomma, non è che gli elevi un monumento incondizionato. E questo mi sembra un punto molto interessante per il Meneghello, scrittore che vuole raccontare come si è liberato dall'educazione fascista. È importante avere conosciuto questi grandi professori, che però forse non lo convincono del tutto, ha qualche punta acida sulla loro eloquenza che fa accorrere le signore in aula negri, penso sia quella, o nelle altre aule del Liviano, ad ascoltare con un brivido a Marchesi che dice tiranno, tirannicida. Al solito Meneghello smorza, scherza, vuole fare l'antiretore. Sì, ma aver avuto un grande rettore fascista e un grande rettore che dura pochissimo, come Marchesi, ma che però fa il discorso del 9 novembre 1943 in Aula Magna, il discorso polisemico, come dice Luciano Canfora in una recente biografia di Marchesi, che riesce nel miracolo di piacere contemporaneamente, cioè di essere inteso e o frainteso contemporaneamente dai fascisti repubblicani, i fascisti dell'ora estrema, e dai neo-antifascisti. Certo, l'Aula Magna sembra che ci fossero tutti. Da quanti diari e memorie abbiamo di quel giorno? Sembra che tutti si stipassero, non è possibile. Diventa un mito, fin da quando è detto. E subito dopo c'è il manifesto più cruento, più dinamico, di mobilitazione degli studenti. Cosa voglio dire con questo? Che non per niente, non solo perché è protetta da Ferruccio Parri, perché Egidio Meneghetti è il capo del Partito d'Azione e perché la Resistenza è nata un po' in rettorato, un po' a Palazzo Papa Fava, ma insomma per buone ragioni, non solo queste degli ultimi momenti, l'Università di Padova si prenderà questa medaglia d'oro che le altre non prendono. Perché? Attraverso il terzetto che vi ho nominato, noi abbiamo un concentrato di alta cultura umanistica che attraversa il regime, avendo giurato fedeltà al fascismo nel 1931. Perché purtroppo dei 12 che non giurano in tutte le università d'Italia, non ce n'è uno nell'Università di Padova. L'Università di Padova si guadagna questa sua centralità anche attraverso i compromessi vissuti dai suoi grandi studiosi negli anni 30. Ecco, così per un tocco di colore possiamo anche aggiungere, giocare a scopone la domenica, presente anche il rettore fascista. Ma è la storia d'Italia, la promiscuità e il compromesso, è il vivere dentro la dittatura. Forse Meneghello non si è accorto che la generazione prima, di cui questi professori erano rappresentanti, anche quella, diversamente dalla sua generazione naturalmente, aveva dovuto barcamenarsi all'interno della dittatura. Devo tenere d'occhio. Il terzo terzetto comincia con Carlo Barbieri. Allora, tra le cose che gli danno, danno anche dei premi, perché ha vinto il concorso di dottrina fascista a Bologna, c'è un posto in un giornale. Grazie al professor Zampese e al nipote di Meneghello, Giuseppe Meneghello, e a sua moglie, ho potuto vedere alcune carte interessanti relative a
a questa discussione su quale quotidiano possa diventare il suo. Sarà il Veneto, cioè il quotidiano di Padova, di cui è appena diventato direttore questo libero docente di storia e giornalismo, Carlo Barbieri, che Bottai, il ministro, ha mandato contemporaneamente a insegnare anche storia e giornalismo a scienze politiche. Posso dire che è stato mio predecessore, quindi qualche decennio prima. E Carlo Barbieri viene raccontato in Fiori Italiani, in pagine. Questa volta uso anch'io la parola delizioso. A me è delizioso che la prima parola che viene in mente per Meneghello ogni tanto pare un po' limitativo, però qualche volta va bene. Barbieri è un cinico e rischia, in quel 1940, di coinvolgere nel suo vivere da uomo pratico, abituato al successo, di coinvolgere anche quel ragazzo. Gli decreta il trionfo. Appena arrivato, subito gli dà una stanza. Appena arrivato, gli dà da fare un editoriale. Capita che il giorno dopo ci sia una grande data storica, 4 novembre. Subito la fa scrivere. Però sarà proprio un'altra data storica a chiarire il rapporto tra i due personaggi. Anche questo, chi ha presente il libro ricorderà quel delizioso episodio che avviene in via San Francesco. Un tratto Barbieri, che ha pochi anni più di lui, è giovane anche lui, e dice a Meneghello, dice, ho avuto l'impressione, non so, leggendo delle tue cose, che tu creda che la marcia su Roma ci sia stata davvero. Capite? Da parte di un gerarca fascista, mettere in dubbio la sostanza di quello che è un mito. Fa parte dei doppi giochi, dei tripli giochi, in cui Meneghello sta ancora dentro con un piede e sta per liberarsi. Cesare Bolognesi ed Enzo Pezzato, a questo punto, visto che mi sembra di avere i minuti necessari, posso passare alla lettura di quella che sarebbe stata la versione scritta e che io ho dovuto in extremis togliere di mezzo, riassumendo, ma l'ultima parte la posso leggere perché c'è qualche citazione. Sono due coetanei, anzi, il secondo dei due, che è caporedattore del Bo, il giornale degli studenti, ha 6 anni di più, ha 24 anni. Cominciamo da Cesare Bolognesi. Era un piccolo intellettuale, uno studente accanto a S, che è il nome con cui Meneghello definisce il suo se stesso in quanto studente in Fiori Italiane. Uno dei tanti studenti che deve fare i conti con la realtà che muta così rapidamente, la realtà della sconfitta. Sono amici. Gigi lo vuole convertire, sta convertendo se stesso, vuole convertire anche Cesare. Probabilmente nei suoi articoli, che adesso giudica nel libro, giudica brutti nel dirlo, gracili, deboli, datati, parla di sé. Allora gli fa conoscere Giuliolo, il jolly del cambiamento politico dei ragazzi vicentini. Neanche giocare la carta di fargli conoscere un maieuta come Giuliolo lo fa desistere dal tener, fa desistere Cesare Bolognesi dal tener dura occhi aperti nel suo vicolo cieco. Bolognesi scrive, ha ambizioni da intellettuale, anche se Meneghello, parlando forse di sé, sminuisce le sue pagine troppo segnate da un tempo che non c'è più, e riunite in un volume edito a Vicenza nel 43, subito dopo, le pagine dell'ascesa. E arriva a dire di esserselo forse sognato lui, quel giovane, cancellato, volato via per il mutare del tempo.
comunque le sue trepide pagine, per una volta oltre il bisogno dello smorzamento antiretorico, fanno vivere quell'ombra liminare come icona del trapasso generazionale. Citazione di Meneghello. Un ragazzo che si trova all'improvviso preso in una trappola spaventosa. Era arrivata la guerra vera e con essa il senso improvviso di essere vissuti finora tra scenari di parole e di cartone. Voleva giustificare se stesso, la guerra fascista, coi mezzi culturali che gli forniva la sua educazione. Come a conferma che Cesare non se l'è sognato lui, le parole di Manara Valgimiglia, il professore di greco, che interrompe lezione e parla agli studenti quando apprende della morte di questo carissimo scolaro caduto in guerra, titolo, al quale aveva invano, confessa, suggerito di non sentirsi tenuto a partire. Ma lui si sentiva tenuto, si commuove il professore, e glielo motiva con parole che costringono al silenzio il vecchio carducciano e socialpatriota. Cesare, dove sono a combattere contadini e operai, lì voglio essere anch'io. Io lo abbracciai, egli partì. Ecco come anche con l'altro modello o antimodello, Enzo Pezzato, ultimo capo redattore del Bo, giornale degli studenti. Una situazione che le malizie dell'ironia non riuscirebbero a rendere. E lo scrittore mostra infatti in questo luogo centrale dei suoi ripensamenti, che è il capitolo sesto di Fiori Italiani, da cui sto citando. Questo luogo centrale dei suoi ripensamenti di sé, dei suoi coetanei che non ci sono più, di saper cambiare registro fra patetico e tragico. Il trevisano Pezzato ha 6 anni più del vicentino, che sono molti. Innamorandosi del neofita, Pezzato contempla esulcerato ciò che non è più e vorrebbe essere ancora lui, giovane, immedesimato, fremente nell'attesa di un destino comune, senza insorgenti dubbi. Le cose non stanno veramente così, tant'è che dei due giovani il processo di trasfigurazione si concretizza nel partigiano e rimane inconcluso nel fascista. Destinato a morire a Milano, direttore di un giornale repubblichino, corrispondenza repubblicana, negli ultimi giorni della guerra civile. Il suo giovane alter ego aveva persino sognato, lo racconta nel libro, di poter essere lui a dargli il colpo di grazia. A chiarificazione e chiusura di questo duello mentale fra reduci, le cui vite si divaricano. E allora, ecco queste coppie, Meneghello Barbieri, Meneghello Bolognesi, Meneghello Pezzato, che nella giovane comunità fascista cresciuta o approdata all'area veneta e al suo epicentro mentale operativo della diaspora e della palingenesi a Padova, all'università, al GUF, gruppo universitario fascista, al Bo, si diano confronti tanto emblematici e per niente circoscrivibili a una dimensione locale, sarebbero già colpi di fortuna. Ma ne vanno considerati altri due che rispondono all'intendimento iniziale di nutrire di circostanze fattuali le rielaborazioni dell'interessato. Sono ben due gli ex caporedattori del Bo fra i morti della guerra civile a Milano, uno da una parte e uno dall'altra, a ruoli capovolti e con ancora maggiore autorevolezza fra gli antifascisti rispetto a quello di Pezzato nella controparte fascista repubblicana, Eugenio Curiel, al Bo fino al 38, poi espulso dal giornale e dalla docenza, ebreo, è passato a impiantare il fronte della gioventù, forte anche di contatti con il Partito Comunista clandestino, più precoci e concreti
di quelli della leggenda del dopoguerra, alla Ruggero Zangrandi nel lungo viaggio attraverso il fascismo, di un giornale del GUF praticamente da sempre eterodiretto e scritto da cripto antifascisti in camicia nera. La seconda circostanza che rompe il soliloquio del protagonista è una lettera di Pezzato a Meneghello. 23 maggio 1940, torniamo agli editoriali, di rara intensità personale e struggimento esistenziale. Non si è conservata, pare, quella di Meneghello a lui, che comunque la precede, con ciò corroborando il senso di reciproca scoperta nelle improvvise annizioni sotto i portici di Bologna e poi cercandosi reciprocamente a Treviso, Vicenza, Padova, di queste due vite parallele che vanno divergendo. È una confessione intimista. La politica resta sul fondo, anche se determina il rovello che affligge questo giovane vecchio. Ne avevo individuato anche un altro attraverso le lettere che mi sono state date di questi giovani in crisi, ma questo è meno interessante. Offre infatti il buon Assisi, si chiama così questo giornalista, poi ha fatto giornalista gastronomo per tutta la vita, offre parole di buon senso, direi centrista, poco a che fare con l'estremismo emotivo, verbale e gestuale di Enzo Pezzato, con cui concludo. Al lettore giovanissimo è la soprascritta a mano che precede l'indirizzo a stampa sulla busta di questa lettera in arrivo da Roma. È solo il 24 maggio 1940. Si sono appena conosciuti. Ma Meneghello, che ha rotto gli indugi e gli ha scritto per primo, è già mio carissimo. E che non sia un banale intercalare lo provano le frasi successive. Ho sempre, dice il Pezzato, ho sempre covato il desiderio di scriverti, di parlarti, di ritrovarti. In realtà si sono appena conosciuti. Se ha esitato e si è fatto precedere perché temeva che il suo confidente avrebbe forse provato un senso di celato rancore per chi aveva frugato troppo nella sua anima. Ho detto, continua Pezzato, ho detto di aver ritrovato in te i miei 18 anni. Non era vero. Tu sei l'ideale di quella mia età, ciò che desideravo essere e non sono stato. Troppo presto sono entrati nel mio spirito e nel mio corpo germi di corruzione, di stanchezza, di morte. La mia vitalità si esauriva. Fra tanti intenerimenti si arriva al nocciolo duro. Lui non tornerà dagli eventi che oggi maturano. Queste sono parole di Pezzato. Vada avanti anche per lui. Ti prego di non dimenticare il nostro dialogo bolognese, di cercare per me, che non potrà più farlo, la strada per cui dobbiamo avanzare. Non posso ancora credere che tutto sia inutile, irrimediabile, eterno. Due anni dopo, nel 42, quel fascista smarrito gira per Padova. Qui ridiamo la parola S, l'alter ego di Meneghello in Fiori Italiani. Disfatto, disperato, parla di uccidersi e non nasconde la rivoltella che porta sempre con sé. Forse aveva pensato di trovare soccorso nel ragazzetto che aveva conosciuto a Bologna. Ma dal 1940 sono passati due anni. Questi ormai, Gigi Meneghello, sta passando il fosso. Non pendola più, ha scelto. Voleva perdere la guerra, veder distrutto il fascismo.
Grazie davvero a Isnenghi per questa rilettura dei fiori italiani e per i suoi terzetti, i tre terzetti che con le loro traiettorie intellettuali e morali e materiali ci hanno testimoniato sui testi come uscire dal fascismo per la generazione degli anni venti sia stato anche uscire da se stessi, un'uscita dolorosa, non soltanto ironica. La traiettoria del resto di Gigi Meneghello è costellata da una serie di rieducazioni. Dopo l'uscita dal fascismo c'è stata l'uscita dall'Italia, come sappiamo, no? Il dispatrio, e la figura del dispatrio comprende un trapianto con tutta la trasformazione di un trapianto, il mettere radici altrove, no? Quindi non solo ironia ma anche complessità e anche dolore verso la conquista di una cultura non retorica e anti-autoritaria. Grazie davvero perché è stata una relazione straordinaria. Adesso chiamo... Chiamo qui sul palco Anna Baldini, la seconda relatrice di stasera, benvenuta Anna. Anna Baldini insegna letteratura italiana contemporanea all'Università per Stranieri di Siena ed è codirettrice della rivista Allegoria fondata da Romano Luperini. Tra i molti suoi saggi e interventi spiccano interventi importanti, particolarmente su Meneghello e Primo Levi, che sono autori su cui si è occupata molto, e anche sulle dinamiche del campo editoriale e culturale, che sul piano teorico risentono molto del contributo di Bourdieu. Ricordo inoltre, tra i contributi di Anna, Il comunista, una storia letteraria della resistenza, dalla resistenza agli anni 70. Quindi ascoltiamo ora con piacere il suo contributo, sono contento di averti qua, a te la parola. Grazie, grazie mille Emanuele, grazie mille in realtà anche agli organizzatori che mi hanno invitato a partecipare a quella che è contemporaneamente celebrazione del 25 aprile e del centenario della nascita di Luigi Meneghello. È un po' imbarazzante, ovviamente immaginerete, prendere la parola dopo Mario Isnenghi, ma cercherò non di essere all'altezza naturalmente, ma perlomeno di dire qualcosa di nuovo, di diverso. In effetti io parlerò dei piccoli maestri e ho scelto in particolare l'ultimo capitolo del libro, quindi partiamo dalla fine, in onore proprio del 25 aprile, che a livello nazionale, come sappiamo, è il giorno della liberazione. In realtà qui a Padova il calendario è stato leggermente diverso. La liberazione della città è sancita dalla resa prima delle truppe della Repubblica di Salò e poi delle truppe tedesche il 27 e il 28 aprile 1945. E di questa giornata, il 28 aprile del 1945, Meneghello ci parla nell'ultimo capitolo del suo libro, di cui appunto vi parlerò oggi. Prima però di passare a un close reading del testo, mi sembra importante fornire almeno qualche coordinata generale, e lo farò partendo da una definizione d'autore e da un documento relativamente poco noti. Allora, partiamo dalla prima. Una definizione dei piccoli maestri si trova in una nota di Pomopero, cioè il terzo libro pubblicato in Italia da Meneghello, dopo un silenzio durato quasi 10 anni. Nella nota Meneghello fa un elenco di letture formative, parte integrante della cultura paesana, i piccoli martiri, il piccolo vetraio, il piccolo lord, ma erano tutti piccoli? Il piccolo alpino, il piccolo parigino. Ma allora, sacramen, questa è la genesi dei piccoli maestri. Aperta parentesi. I piccoli maestri, operetta morale dell'autore, scritta, pare in stato di doping, nel 1963.
Questa illuminazione sulla genesi del titolo del secondo libro, che si accompagna a una definizione di stampo enciclopedico, si trova, ho detto, in una nota, anzi in una nota nella nota. Meneghello è infatti un autore estremamente riflessivo che ci ha lasciato una gran quantità e varietà di autocommenti. L'esegesi di sé può prendere la forma di note al testo, come appunto in Pomopero e già in Libera Nossa Malo, oppure può apparire una nota conclusiva che illustra la storia del libro e propone delle chiavi di lettura, come avviene nei Piccoli Maestri a partire dal 1976, o ancora l'autocommento può prendere la forma di una conferenza o di un intero discorso. Ora, gli autocommenti di Meneghello spesso sono anche autoironici, soprattutto quando, come in questo caso, prendono la forma di un apparato che mima il trattamento riservato solitamente ai classici letterari. Le note sono insomma una specie di parodia che prende in giro contemporaneamente il sé scrittore e il sé professore italiano di letteratura italiana all'Università di Reading, e cioè la professione che, come sappiamo, Meneghello ha esercitato dal 1947 al 1980. Ora, come tutte le forme di umorismo, l'ironia consente di enunciare, negandola o esprimendola in forma obliqua, una verità altrimenti inconfessabile o perlomeno molto difficile da ammettere. In questo caso, il nucleo imbarazzante di verità è l'ambizione di Meneghello, la sua consapevolezza del proprio valore. I Piccoli Maestri viene infatti paragonato a un'operetta morale, cioè a un genere che contiene nel titolo un diminutivo e che allo stesso tempo rimanda però a Leopardi, cioè a uno dei maggiori classici del nostro canone. E se l'ispirazione per il titolo viene connessa a una serie di testi dal valore letterario discutibile, è pur vero che si tratta di letture formative, e in effetti I Piccoli Maestri è un romanzo di formazione, un Bildungsroman, la storia di una educazione, o meglio ancora di una rieducazione dopo la diseducazione fascista di cui ci ha parlato prima Mario Isnenghi. È interessante però anche la seconda parte di questa definizione, un'operetta morale scritta, pare, in stato di doping. Lo sport diventa una metafora della scrittura, e se volessimo sciogliere o parafrasare questa metafora dovremmo farlo grosso modo così. I Piccoli Maestri è un libro scritto in una modalità di iperfunzionamento causata da una illecita alterazione. Questa bizzarra metafora credo abbia a che fare con la ricezione del libro nel 1964. Carlo Bo vi aveva visto una pubblicazione affrettata, un libro messo su rapidamente sull'onda del successo di Libera Nossa Malo, quindi una falsificazione, un barare. Altri critici ancora avevano contestato una rappresentazione della resistenza che avevano percepito come falsa. Ma ci potrebbe essere qualcos'altro dietro questa immagine del doping, ma ci tornerò alla fine dell'intervento. Passiamo ora invece al documento con cui vorrei introdurci al libro. Si tratta di una lettera all'editore. Meneghello scrive a Gian Giacomo Feltrinelli per proporgli di pubblicare il suo secondo libro. Il mio libro è sui partigiani, una banda di studenti vicentini dal 43 al 45. Verranno meno di 300-350 pagine. È una storia in prima persona, antieroica, naturalmente, e con una piega che credo sia veramente nuova. Come libro è infinitamente più leggibile del Malo, questa volta l'ho scritto anche per farmi leggere. C'è dentro tutto quello che sento sulla resistenza, anche il dolore e lo smarrimento. Ma se il libro riuscirà come lo voglio io, dovrà essere soprattutto un racconto attraente, nobile, cordiale, senza gli umori secchi e aggressivi del Malo. Ho voluto darle questi ragguagli per introdurmi a spiegarle che vorrei dare questo libro a un editore disposto a trattarlo come la sua principale pubblicazione letteraria dell'annata. È disposto lei a fare questo? Sul piano del pregio letterario spero non sia presuntuoso credere che dopo il Malo lei possa fidarsi di me a occhi chiusi.
Se non fosse così, me lo dica e io mi regolerò. Ma credo lei sappia benissimo quanto è ampio il consenso che quel libro, Il Malo, così sacrificato dalle circostanze, è in realtà il più importante libro letterario dell'anno. Sul piano editoriale, io ritengo che il mio nuovo libro abbia tutti i numeri per essere un grosso bestseller. Ora, si tratta di una lettera di mercanteggiamento per ottenere le migliori condizioni possibili di pubblicazione, quindi un po' di autoincensamento è assolutamente richiesto. Ma l'ambizione e la consapevolezza del proprio valore, che qui sono espresse senza understatement, sono anche molto reali. Come dimostra, e contrario, il silenzio decennale con cui Meneghello reagisce alla mancata acclamazione dei piccoli maestri come capolavoro. Dunque Meneghello presenta all'editore quello che ritiene debba essere trattato come il libro di punta dell'annata, un libro dei tratti originali rispetto al già ricco filone della letteratura della Resistenza, il più importante dei quali, di questi tratti originali, sarebbe la piega antieroica, cioè il rifiuto di conformarsi alla retorica dell'eroismo. Un libro per di più che sa contenere dolore e smarrimento pur rimanendo cordiale, un libro che vuole farsi leggere e che potrebbe addirittura diventare un bestseller. In effetti la piega che Meneghello aveva dato alla materia resistenziale era così nuova che nel 64 l'avevano capita in pochi. Il nodo principale del fraintendimento aveva a che fare proprio con l'antieroismo, cioè con la volontà dell'autore di aderire alla verità dei fatti in maniera integrale, mostrando anche le inefficienze dell'organizzazione, l'incapacità dei partigiani, gli aspetti meno nobili della resistenza. I suoi protagonisti non sono eroi senza macchia, ma ragazzi che non sono pronti a prendere le armi, che apprendono come si fa la guerra attraverso prove ed errori, rischiando continuamente di non sopravvivere alle conseguenze dei propri errori e alle prove con cui sono confrontati. Nel 1964, però, l'antieroismo in sé non era una novità assoluta. Per esempio, anche i personaggi del Sentiero di Ragno, che era uscito nel 1947 e che viene riedito con un'importante prefazione nel 1964, dunque i suoi personaggi sono tutt'altro che perfetti, anzi sono in molti casi dei veri e propri delinquenti. Quello che Meneghello fa, di nuovo, è che prima di lui aveva tentato solo Fenoglio con i 23 giorni della città di Alba, è servirsi di un registro divertito e divertente, ironico e non tragico, per raccontare quelle che sono oggettivamente vicende tragiche, che hanno a che fare con la messa a rischio della propria vita e con la morte degli altri, la morte dei compagni, ma anche la morte dei nemici che si devono uccidere. Nel 64 questo tono fu scambiato per goliardia. Mentre si tratta di un dispositivo estremamente raffinato che costruisce un'antiretorica del tragico che assolve a una duplice funzione. Da una parte di contenimento, nel senso in cui usano la parola gli psicanalisti, cioè uno stratagemma per rendere tollerabile il peso psichico dell'imminenza continua della morte. Dall'altra, l'understatement, il rifiuto cioè di dire a lettere spiegate il dolore e lo smarrimento, rende molto più efficace i momenti in cui il tragico emerge. Fa più effetto, insomma, l'intrusione di un evento drammatico in un contesto cordiale, in un racconto che, come già Liberano Samalo, fa ridere e fa spesso ridere di cuore. Cosa piuttosto rara nella nostra letteratura e ancora più rara nei racconti di guerra. Ed è anche in questo modo, facendoci ridere, o anche solo sorridere, che i piccoli maestri si fa leggere e riesce a parlare a tutti ancora oggi. Se queste sono le coordinate generali per leggere il libro, proviamo ora a verificarle nell'ultimo capitolo, che comincia così. La pioggia mattutina, la gioia, la Simonetta nell'aria elettrica, col suo golfino grigio perla e il mitra ad armacollo. L'insurrezione di Padova fu un fatto abbastanza importante, la nostra felice trovata di primavera,
eravamo nelle strade, armati, eccitati, giovani, finiva la guerra con notevoli atti e spari. Pure devo confessare che la cosa più importante mi pareva lei, la figuretta aggraziata, il viso serio serio da insurrezione. Avrei voluto dedicarmi a contemplare lei insorta, ma c'era da fare. Vediamo qui in azione il gioco di sfasamento tra l'importanza degli eventi e il modo in cui gli eventi sono raccontati, che costituisce il tono fondamentale del libro, l'understatement, appunto. L'insurrezione di Padova è ridotta a felice trovata, le ultime azioni della guerra, notevoli atti e spari, come se si stesse parlando di una fiera o di una sagra, e infatti è proprio con l'immagine della sagra che Meneghello più avanti racconta la confusione e la festa che seguono la resa del comando tedesco. Il narratore ci dice anche che in quella giornata storica avrebbe preferito indugiare nella contemplazione della Simonetta. E possiamo intravedere il grano di verità inconfessabile nascosto dietro l'ironia. Una verità inconfessabile come l'ossessione amorosa del Milton di una questione privata di Fenoglio, il libro uscito l'anno prima, nel 63. Perché per un ventenne innamorato non è effettivamente così, non è più importante la ragazza amata di qualsiasi altra cosa, anche di una città da liberare e di una guerra da far finire. La Simonetta è d'altra parte molto importante nei Piccoli Maestri. L'ultimo capitolo del libro si apre e si chiude su di lei, ma anche il libro si apre e si chiude su di lei, visto che nel primo capitolo, che mette in scena il ritorno del narratore dopo la guerra in altipiano per recuperare il parabello perduto durante il rastrellamento del giugno del 44, la Simonetta è con lui. E quei notevoli atti e spari che abbiamo appena letto costituiscono un richiamo a quel primo capitolo, perché rimandano agli atti di valore di cui, secondo la Simonetta, i Piccoli Maestri si sarebbero resi protagonisti in altipiano. Gigi, naturalmente, nega, dice che semmai facevano le fughe, e il dialogo si conclude con la sua constatazione che non eravamo mica buoni a fare la guerra. È con questo ritorno in altipiano, con il recupero del parabello, e con questo e altri dialoghi con la Simonetta, che il narratore sente che la guerra è finita davvero e che il suo significato lo si potrebbe trovare solo raccontando tutta la storia. Una consapevolezza che giustifica il racconto che segue e che mette a fuoco il nesso tra esperienza e scrittura. Come spiega l'autore nella nota che chiude il libro, lo scrivere è infatti una funzione del capire. La Simonetta è quindi il personaggio che troviamo accanto al narratore sia nel momento in cui la guerra finisce oggettivamente, cioè il 28 aprile 1945 in cui i tedeschi si arrendono e gli alleati entrano in città, sia nel momento in cui la guerra finisce soggettivamente per chi la racconta. Si tratta anche del personaggio femminile più compiuto del libro, insieme alla Marta, e tutte e due ricorrono in diversi punti della trama. La Marta appare in due snodi fondamentali dell'esperienza partigiana. Nella sua casa si preparano le andate in montagna ed è sempre a casa sua che avviene la metamorfosi del narratore tra partigiano di montagna a partigiano di città. La Simonetta, invece, appare per la prima volta, seguendo l'ordine della trama e non dell'intreccio, nell'estate del 1944. È una delle fidanzate che salgono in collina a trovare i Piccoli Maestri che ormai sono acquartierati sul piede di casa. Riappare poi la Simonetta nell'inverno 44-45, quello in cui Gigi si trova a Padova, ed è il terzo personaggio, insieme a Franco e Marietto, che troviamo con continuità accanto al protagonista. E, come abbiamo già visto, la Simonetta è il personaggio che accompagna il narratore attraverso la fine della guerra, oggettiva o soggettiva. Mentre alla Marta il narratore dedica un ampio e compatto ritratto, quello della Simonetta è disseminato nelle sue tre apparizioni principali. La sua caratteristica più rilevante è quello di essere una ragazza moderna.
studia ingegneria, sa andare in motocicletta e anche in bici è più veloce di Gigi. Il suo fascino deriva dalla compresenza di questi attributi maschili, si intende maschili nella percezione comune degli anni 40, con una grazia femminile e a volte quasi infantile su cui il narratore insiste a ogni sua apparizione, come nel brano che abbiamo appena letto, con i diminutivi golfino, figuretta, il viso serio serio, che più avanti diventa il suo piccolo broncio da insurrezione. E questi tratti convivono con il fatto che ogni volta che la Simonetta appare nel capitolo è accompagnata dall'attributo virile per eccellenza, le armi, il mitra. La Simonetta è insomma nel libro l'emblema della resistenza delle donne e accanto a lei alla Marta il libro ospita una folla di partigiane armate o di staffette senza armi, di donne che nutrono, che riparano, che ospitano, contadine e montanare, giovani e anziane. Nella banda dei piccoli maestri donne non ce ne sono, ma le donne della resistenza militare e civile, appaiono di continuo nel libro, sono un basso continuo che suscita nel narratore di volta in volta gratitudine e rispetto, ammirazione e attrazione erotica. Ora, questo capitolo, quello di cui stiamo parlando, è diviso in tre parti, separate da bianchi tipografici, in cui la prima racconta il caos dell'insurrezione, gli ultimi spari, la resa dei tedeschi, l'inizio della festa. La seconda, le reazioni alla morte del comandante dei GAP padovani. E la terza, l'incontro di Gigi e della Simonetta con gli inglesi che arrivano in città. La prima parte è concitata e giocata su un continuo andirivieni tra dentro e fuori. Dentro, il dentro corrisponde all'interno dei palazzi dove sono riuniti i rappresentanti del CLN. Fuori sono le strade dove si svolgono le ultime azioni militari, trattate naturalmente con il consueto filtro antiretorico. Il fuoco dei partigiani, che rispondono alle mitragliate tedesche da Prato della Valle, diventa un tirare i piselli con la fionda. La ricerca di un riparo per non essere colpiti, un fare le corsette tra i pilastri. Ora, qui capiamo che l'understatement non è solo un dispositivo antiretorico, ma anche un artificio di straniamento che consente di restituire la verità dell'azione rappresentandola in modo nuovo, rivitalizzando un sensorio anestetizzato dalla ripetizione. Tirare piselli con la fionda rende la sensazione di sproporzione tra le proprie armi e quelle del nemico molto meglio di una parafrasi come potrebbe essere fuoco contro fuoco. Ora, sotto i portici che della strada che dell'Antonianum porta a Prato della Valle e che viene falciata dalla mitraglia tedesca, il narratore si accorge di un compagno ferito e cerca di portarlo al riparo in un portone. Pensai con grande compiacimento, più 48 di così si muore. Il portone padovano fece uno scattino. Dentro c'era un ingresso ampio e vuoto, uno scalone. E in cima allo scalone, perfettamente incredibili, due giovani donne bionde e graziose che già scendevano i primi gradini con le braccia amorevolmente distese. Pareva di essere caduti in un componimento patriottico. Il piacere era schiacciante. Siamo in una stanza con le finestre alte, molto padovane, affacciate su un giardino. Il ragazzo ferito è seduto su un letto, ha il busto nudo e le ragazze gli si affaccendano intorno. Una delle due, la più carina, è vestita da infermiera, ha i capelli biondo cenere e sta fasciandogli la spalla con fasce vaporose. Ci disse che studiava legge, ma aveva fatto i corsi di Croce Rossina e si vede che aveva in casa l'uniforme bianca con la croce scarlatta. Forse avrà pensato anche lei, un'occasione così non torna più. Infatti, come schema, è frequente nell'Orlando innamorato, ma rara nella vita. Ora, questa è una scena che offre una pausa nell'azione, ma anche una prosecuzione della riflessione che corre per tutto il libro sul rapporto tra le cose e le parole, tra le cose come sono
e il modo, spesso falso, con cui le si racconta. La retorica, infatti, perlomeno nella definizione che ne dà Meneghello, è un racconto della realtà bello ma falso. Qui vediamo però come la retorica, se inquina il racconto letterario, può però produrre degli effetti di realtà non necessariamente negativi. La fantasia di rivivere le gesta eroiche del 1848 abita la testa del narratore come quella della Croce Rossina. È uno schema mentale che consente di inquadrare un vissuto traumatico e allo stesso tempo promuove l'azione. Il racconto però rifiuta di aderire agli schemi mentali e alle fantasie dei giovani protagonisti. Quello che leggiamo non è certo un componimento patriottico, ma un racconto ironico che gioca con i cliché letterari e le aspettative che generano nei confronti della realtà, ma anche sulla dissociazione tra l'io narrato ventenne con le sue fantasie romantiche e l'io narrante quarantenne che le decostruisce. La retorica appare invece in tutta la sua capacità di generare il falso alla fine della prima parte del capitolo. Il narratore è di nuovo con Marietto, miracolosamente vivo dopo essere stato arrestato e torturato. Un uomo piuttosto autorevole, nostro amico e capo, offre loro la possibilità di scrivere l'editoriale del primo quotidiano libero del giorno dopo. «Io e Marietto qui siamo diseducati», dissi. «Cosa siete?» «Diseducati, politicamente diseducati, non abbiamo niente da dire a nessuno, non possiamo educarci per iscritto a spese del pubblico. Questa è roba per una persona matura. Noi abbiamo bisogno di studiare, non di scrivere articoli. Gli articoli li abbiamo già scritti sui giornali fascisti, io almeno, lui no, perché era troppo giovane». La sua faccia diceva «che tristezza». I suoi occhi contrariati cercavano qualcosa di meno sconsolante su cui posarsi. Lì vicino c'era Zaccheo, bruno, scattante, occhialuto. Bravo ragazzo, con un impianto etico-politico di quart'ordine. Il nostro sarà stato di secondo, i gradi medi del secondo ordine. «Tu», disse l'uomo. Zaccheo batté i tacchi, portava un elmetto tedesco. «Te la senti di scrivere il fondo del giornale per domani?» «Agli ordini», disse Zaccheo, confermando coi tacchi. Sprezzava senso di responsabilità. L'uomo autorevole gli diede qualche disposizione e un po' di carta, poi tornò dentro, là dove era il cuore di quel palazzo importante, e Zaccheo si mise a scrivere. Ora, è chiaro che Zaccheo, un personaggio della consapevolezza etica e politica che non gli consente neppure di valutare la propria inadeguatezza, non potrà che scrivere un testo grondante di retorica, una nuova retorica, diversa da quella fascista, ma non meno distante dalla verità. Questa scena costituisce uno dei numerosi indizi sparsi in questo capitolo e nel precedente di quello che seguirà la fine della guerra. La pace porterà a un nuovo regno della retorica, cioè della disonestà e della falsità. L'ultimo capitolo dei Piccoli Maestri vede sfaldarsi lo stato d'eccezione che era stato la Resistenza. Ai quattro gatti che erano stati i partigiani combattenti, i pochi, cioè capaci di una scelta politica netta, e alla solidarietà autentica e interclassista delle popolazioni che li avevano protetti, si sostituiscono già al giorno dell'insurrezione fratte di opportunisti ed intruppati. Non si salvano neppure i capi politici della Resistenza. Il personaggio che concede a Zaccheo l'onore di scrivere l'editoriale del 29 aprile non è il solo a mostrarsi più sensibile alla retorica che alla verità, alle parole invece che alle cose. Tutta la prima parte del capitolo gioca sull'andirivieni tra la frenesia delle scene all'esterno e ciò che accade dentro i palazzi, dove avviene la metamorfosi dalla dirigenza politica della Resistenza a classe dirigente della futura Repubblica. Mentre fuori si spara, dentro stanno disputando chi farà il discorso in piazza, formano crocchi, fanno comitati e con un geniale neologismo comitano. L'opposizione tra questo dentro pieno di parole e il fuori dell'azione ha il suo clou
nella seconda parte del capitolo, quando giunge la notizia della morte del comandante dei GAP Padovani, accolto con una grande emozione da parte del narratore. E poi cosa succede? Mezz'ora dopo entrammo io e Zaccheo nella saletta dove un gruppo di uomini comitavano attorno a un tavolo. Io provai ad aprire la bocca, ma mi veniva solo un avviso di tosse e così restai a guardare quelli che comitavano. Allora intervenne Zaccheo e fu immediatamente all'altezza. Teneva l'almetto sotto il braccio, a bocca in su, scattò sugli attenti e annunciò con voce forte e precisa: «Informo il comitato che il comandante dei gruppi d'azione padovani è caduto in combattimento questa mattina a Volta Barozzo». I suoi occhi lampeggiavano dietro le lenti degli occhiali. Gli uomini attorno al tavolo presero atto della notizia con discrezione e pareva che dicessero: «Bene, bene, bravi ragazzi, segretario, si faccia un appunto». Poi tornarono alla questione dei manifesti. Andai a prendere i 3 morti col camion alla sera. Erano stati messi nella chiesetta. L'effetto principale era come se fossero infagottati nei vestiti. Tutto bene, ormai. La verità è proprio questa. Il dolore ha a che fare con la verità. Caricammo questi ragazzi infagottati e li riportammo a Padova. Incontriamo qui di nuovo Zaccheo, a cui le parole escono facili e pronte, perché attingono a formule stantie, modellate da una retorica preconfezionata, conformista, lontana dalla verità tragica della morte. Una morte ancora più assurda, perché giunta alla soglia della pace, l'ultimo giorno della guerra. La verità è intrecciata al dolore, un dolore che si esprime qui per la prima volta, perché è soltanto qui, in tutto il libro, che il narratore ammette la propria emozione, si permette di far emergere il proprio lutto. Nei 10 capitoli precedenti la commozione era stata invece continuamente tenuta a bada, relegata fuori dai margini del racconto, affinché il racconto potesse compiersi, esorcizzata dall'ironia e dagli altri artifici dell'antiretorica. Non è però sul dolore e sul lutto, che pure esprimono la verità, che il libro si chiude. L'ultima parte del capitolo racconta dell'incontro di Gigi e della Simonetta con gli inglesi ed è un andante con brio, una narrazione allo stesso tempo frizzante e commossa. Di questo incontro, dell'incontro cioè di Luigi Meneghello con le prime truppe alleate giunte a Padova, abbiamo un resoconto anche nella Guerra di Mario, le memorie di Marietto, Mario Mirri, di cui ci parlava prima il professore Snenghi. Nel libro di Mirri i piccoli maestri sono continuamente evocati e il loro racconto è giudicato dall'autore piuttosto affidabile, tanto che Mirri non ritiene necessario da parte sua un resoconto completo dell'ultimo anno di guerra perché, scrive, il resto, fino alla liberazione, l'ha raccontato un po' a modo suo Meneghello. In quella modo suo mi sembra ci sia la chiave per quell'immagine di un libro scritto sotto doping, cioè in maniera illecitamente alterata, che avevamo trovato nella nota di Pomopero. Perché Mirri ci racconta che incontro all'ottava armata erano andati lui e Gigi, non Gigi e la Simonetta, che era già andata a dormire. Quindi la fedeltà alla verità dei fatti, che Meneghello ha proclamato ogni volta che ha parlato del suo libro, non è poi così assoluta come l'autore stesso avrebbe voluto farci credere. Lo stesso Mirri, però, nel momento in cui svela il dettaglio inaffidabile, ammette anche che il finale dei piccoli maestri è molto più godibile così rispetto a quanto avvenuto in realtà. Esiste insomma una verità letteraria, una verità che ha a che fare con la coerenza e la struttura di un testo, una verità che ha a che fare con la circolarità di un libro che si apre e si chiude sulla coppia Gigi-La Simonetta. Una verità che ha a che fare con l'importanza che ad accogliere gli alleati sia una coppia, nucleo germinale della nuova società italiana, e che in questo momento, il momento dell'incontro degli italiani e delle italiane libere con il mondo libero rappresentato dagli alleati, sia presente anche una donna.
Il finale dei piccoli maestri in effetti racconta questo, racconta l'incontro della nuova Italia con il mondo libero, l'ingresso della nuova Italia nel mondo libero, e inserisce la storia dei piccoli maestri nel macro contesto della guerra europea. Uno sfondo che era sempre stato presente nel libro. La cultura antifascista di Toni Giuriolo è una cultura europea. La Marta, che tiene i fili della resistenza, è un personaggio cosmopolita. E soprattutto, accanto ai piccoli maestri, combattono ex prigionieri inglesi e russi. Anzi, un russo, Vassili, che in realtà è un ucraino. Sulla sproporzione delle dimensioni, il micro della storia raccontata, il macro del contesto europeo e globale, il narratore gioca fin dall'attacco del finale. Andai io di persona a ricevere l'ottava armata alleata quando si decisero a entrare a Padova. Immaginiamo questo narratore, bravo ragazzo, un piccolo gentiluomo, che viene mandato a prendere l'intera ottava armata come se fosse una zia di riguardo. Ma il gioco di sproporzioni diventa molto serio poco più avanti. Il rumore diventava sempre più grande e noi in mezzo alla strada sempre più piccoli. Si incominciavano a distinguere confusamente i volumi scuri dei carri armati. Erano enormi. Come strana la vita, sono arrivati gli inglesi. Benvenuti. Questi carri sono i nostri alleati. Con queste loro gobbe, con questi orli di grandi borchie ribattute, questi sferragliamenti, queste canne, vogliono quello che vogliamo noi. L'Europa è tutta piena di questi nostri enormi alleati. Che figura da nulla dobbiamo fare noi altri visti da sopra uno di quei carri? Branchi di straccioni, bande, banditi. Certo, siamo ancora la cosa più decente che è restata in Italia. E non lo hanno sempre pensato gli stranieri, che questo è un paese di banditi? Dietro l'understatement, dietro il gioco a sminuirsi, convivono due messaggi ambivalenti, contraddittori solo in apparenza. La consapevolezza storica della non decisività del proprio ruolo, del ruolo della resistenza nel decidere le sorti della guerra europea, e allo stesso tempo la consapevolezza dell'enorme valore simbolico delle azioni dei resistenti in Italia e nel resto del mondo. Un valore indirettamente proporzionale al peso militare effettivo. Proprio perché siamo così piccoli, proprio perché eravamo così impreparati, proprio perché siamo branchi di straccioni, il rischio che abbiamo affrontato, le morti che abbiamo subito, le morti che abbiamo causato, la scelta che abbiamo fatto ha maggior valore etico e politico. Proprio perché ci hanno chiamati e trattati come banditi, ha un significato enorme che Padova, come Bologna, Genova, Milano, Torino, l'abbiamo liberata noi, che siamo noi a ricevere l'ottava armata, ad accompagnarla a Padova. E anche, alla fine del capitolo e del libro, a lasciarla lì, tutta l'ottava armata, in una piazza. Grazie. Grazie Anna Baldini per questa bellissima lettura, questa close reading dell'ultimo capitolo dei Piccoli Maestri. Con Meneghello si potrebbe dire che la presenza immaginativa, non solo documentaria, della Simonetta in quell'ultima pagina sia una virtù senza nome, così Meneghello chiamava appunto i nuclei di realtà e di esperienza che la scrittura scavava e come uno scandaglio poteva portare alla luce. Quindi è una lettura molto interessante e anche che ci ha offerto tutta una serie di cose su cui vorrei riprendere, ma non abbiamo il tempo perché devo invitare Francesco Maino al nostro leggio.
Francesco Mailo è lo scrittore, come sapete, è l'autore del Sulfureo Cartongesso, no? Che è uscito ormai nel 2014 per Inaudi. Ciao Francesco. È un muro di cartongesso, è una finzione, non è un muro, è un materiale con cui si fanno delle strutture fittizie, ecco. E Francesco Mailo ha cercato con la lingua, con la forza linguistica, di buttare giù quel muro, di in qualche modo di eroderlo, di eroderne la crosta, ecco. E la sua presenza qui sarà una lettura di pagine meneghelliane, è una forma di eredità culturale in qualche modo, con tutta la complessità che un'eredità di questo tipo comporta. A lui la parola, grazie. Chi sente che vuole fare il partigiano, cioè resistere con le armi, perché è giusto così, non si spaventerà di quello che trova qui. Il disagio, i rischi, le fatiche. Chi non sente così, è bene che vada via. Non è vergogna se uno non sente così, ma non deve illudersi di fare il partigiano. Questo posto non è il suo. C'era qualcosa di semplice e grave in questa impostazione. Dopo che Antonio Giuriolo aveva parlato, quelli che restavano con noi si sapeva che erano partigiani. Ora si capiva che presso il Castagna e tra le nuove reclute i partigiani e gli sbandati erano mescolati insieme, e finché stavano lì non c'era nessuno veramente capace di sceverarli. La politica nella guerra civile significava questo. Non c'entravano i partiti, era proprio questione di avere o di non avere interesse per l'aspetto politico, cioè antifascista e quindi rinnovatore della guerra. Antonio era antimilitarista, non sentiva molto la guerra come problema tecnico, era del tutto indifferente al tipo di scoppi e di spari, non perché volesse affidarsi al caso, ma perché credeva che ciò che veramente importa è nell'atteggiamento della gente. Il resto viene dopo. A me ogni tanto passavano per la testa i dilemmi. Allora, piccoli colpi o grosse azioni dimostrative? Arroccarsi o ambulare? Specializzarsi o espandere? Per Antonio non erano dilemmi, ma possibilità astratte per ora e di poca importanza. Dove affioravano le cose importanti, quelle che distinguono un reparto partigiano da una cozzaglia di sbandati, interveniva con autorità. Aveva un braccio al collo perché, smontando una rivoltella, aveva esploso un colpo e si era trapassato una mano. Non era affatto imbarazzato di questa ferita poco eroica e non cercava di necerbirla con sarcasmi, come certamente avremmo fatto noi. Però, senza di lui, noi non avevamo veramente senso. Eravamo solo un gruppo di studenti alla macchia, scrupolosi e malcontenti. Ma con lui diventavamo tutta un'altra cosa. Per quest'uomo passava la sola tradizione alla quale si poteva, senza arrossire, dare nome di italiano. Antonio era un italiano in un senso in cui nessun altro nostro conoscente lo era. Stando vicino a lui, ci sentivamo entrare anche noi in questa tradizione. Sapevamo appena ripetere qualche nome: Salvemini, Gobetti, Rosselli, Gramsci. Ma la virtù della cosa ci investiva. Eravamo catecumeni, apprendisti italiani. In fondo eravamo proprio per questo. In giro per le montagne si faceva i fuorilegge per Rosselli, per Salvemini, Govetti, Gramsci e per Antonio Giuriolo. Ora tutto appariva semplice e chiaro. Sospiravamo di soddisfazione perché era arrivato Tony, e anche nelle rocce, nel bosco, pareva che se ne vedesse un segnale. Stava un
po' al di sopra dei nostri traffici, col suo braccio al collo, gli occhi azzurri chiari, il viso rossato dal sole, ci lasciava trafficare, sorvegliandoci vagamente con lo sguardo. Era ben piantato, robusto, tutti lo chiamavano il capitano. Armi non ne portava, tranne una pistola, quella con cui si era bucata la mano. Tendeva a isolarsi, a camminare da solo, come per riconoscere i posti. Qualche volta andavamo con lui a fare passeggiate di stato maggiore. Si parlava di politica, letteratura, filosofia, anzi, della storia di queste cose, perché Antonio storicizzava tutto spontaneamente. Era un italiano calmo, calmo. Sdrammatizzava le cose che noi eravamo inclini a drammatizzare e anche quelle relativamente drammatiche, quando noi gliele proponevamo, lui le rendeva non drammatiche, ma sensate, ragionevoli. Non fu per suo errore se appena fummo organizzati ci rastrellarono e ci distrussero. C'erano troppe migliaia di tedeschi e di ucraini quel giorno e né il terreno né il nostro numero consentivano altra guerra di montagna in questa parte di Veneto che di fare le bande e poi essere sterminati. Così fu per noi in Altipiano e poi di nuovo a Granezza, sul Pasubio, sul Grappa. Noi non lo capivamo allora che c'era uno schema sotto e semmai prendevamo per sottinteso che era inevitabile esporsi a questa sorta di suicidio. Forse era vero. Per questa esperienza bisognava passare. Imparavano quelli che restavano. Questo è il cuore dell'avventura, il centro. È un periodo breve, poche settimane. I calendari così dicono. A noi parve lunghissimo, forse perché tutto contava, tutto, ogni cosa, ogni sguardo, ogni ora, e nel viso di un compagno che si sveglia sotto un pino, nel giro degli occhi di un inglese appoggiato a una roccia. Ecco, lì leggevamo un'intera vicenda di pensieri e sentimenti e la leggiamo ancora oggi, tanti anni dopo, con la stessa evidenza e complessità e la stessa assenza di tempo. Il tempo non c'era. L'avevano bevuto le rocce e ciò che accadeva di giorno e di notte era senza dimensioni. Ci aggiravamo così tra i greppi, cantavamo le canzonette disfattiste, ci si perdeva nella nebbia. Ogni tanto veniva infatti una nebbia rada, luminosa, ma in noi pareva non nasce niente. Certo, il momento contemplativo non aveva tempo di nascere, era ovvio. C'era in giro così un gruppo di immagini passeggere che bisognava assortire in fretta, come un gorgo. Io mi addormentavo e sognavo le volpi lunari. Le notti chiare erano tutte un'alba e portavano volpi alla mia grotta. Val Morbia, un nome, e ora nella scialba memoria, terra dove non annotta, niente, niente. Lì c'erano solo mughi che la notte rende deformi. E annottava su questa terra, e come si annottava, annottava violentemente. La faccia della sera ci si gonfiava come uno che si arrabbia. Poi, addio, buio. Non avevamo né lucette né le tende, né tende tout court. Avevamo telitenda, ma pochi, spesso in quattro, ne avevamo due soli. Allora se ne stendeva uno per terra e ci mettevamo su un fianco per starci dentro, e l'altro telo di sopra. Alla mattina più volte ci svegliammo mezzi sepolti nella neve. Stranamente non ci svegliava il freddo, ma il sole. È molto curioso svegliarsi con la faccia nella neve. Erano nevicate di maggio, rapide, effimere. Il luogo era vuoto, un deserto. In certi momenti questo proprio si sentiva forte. Mi pare di essere nella Tebaide, dicevo. Cose da non dire a Antonio, cose private, irrazionali. Lui rappresentava ciò che è equilibrato e non volevamo esibirgli i nostri squilibri, cose oscure che nemmeno lui poteva chiarificare. Questa faccenda della Tebaide, del deserto, c'è per me in ogni altra fase della guerra, è una componente fissa. Ma qui sui Monti Alti si sentiva tanto di più. Era
il posto migliore per isolarci dall'Italia, dal mondo. Fin dal principio intendevamo bensì tentare di fare gli attivisti, e cioè di reagire con la guerra e con l'azione, ma anche ritirarci dalla comunità, andare in disparte. C'erano insomma due aspetti contraddittori nel nostro implicito concetto della banda. Uno era che volevamo combattere il mondo, agguerrirci in qualche modo contro il mondo. L'altro che volevamo sfuggirlo, ritirarci da esso, come in una preghiera. Oggi si vede bene che volevamo soprattutto punirci. La parte ascetica, selvaggia, della nostra esperienza significa questo. Ci pareva confusamente che per ciò che era accaduto in Italia qualcuno doveva pagare, soffrire. In certi momenti sembrava un esercizio personale di mortificazione, in altri proprio un compito civico. Era come se dovessimo portare noi il peso dell'Italia e dei suoi guai. E del resto, anche letteralmente, io non ho mai portato e trasportato tanto in vita mia farine, esplosivi, pignatte, mazze di bombe, munizioni. Era un cumulo grottesco. In cima a tutto c'erano le pentole soprannumerarie, la corda, gli ombrelli, sotto il grande strato dei sacchi di viveri, sotto ancora lo zaino rigonfio, e sotto lo zaino io. Aveva abbandonato ogni tentativo di tenere le membra bilanciate in modo razionale, sfruttando la struttura del nostro scheletro, che convenientemente sfruttata consente di tenere su i quintali, senza sforzo, per i muscoli. E reggevo invece tutto col puro sforzo dei muscoli, e sentivo il baricentro scapparmi di qua, di là, come un uccellino spaventato. C'era inoltre la sensazione di essere coinvolti in una crisi veramente radicale, non solo politica, ma proprio metafisica. Ci spaventava non tanto il collasso degli istituti e delle meschine idee su cui tutto era fondato, tutto il nostro mondo di prima, ovvio, quanto il dubbio istintivo sulla natura ultima di ciò che c'è dietro a tutti gli istituti, la struttura della mente stessa dell'uomo, l'idea di una vita razionale, di un consorzio civile. Sentivamo la guerra come la crisi ultima, la prova che avrebbe gettato una luce cruda non solo sul fenomeno del fascismo, ma su tutta la mente umana e dunque su tutto il resto, sull'educazione, sulla natura, sulla società. Bisogna pensare che il crollo del fascismo, che ebbe luogo tra il 40 e il 42, dopo dell'ora era già crollato, era sembrato anche il crollo delle nostre bravure di bravi scolari e studenti, il crollo della nostra mente. Ora si vedeva chiaro quanto è ingannevole fidarsi delle proprie forze. Penso onestamente che ogni italiano che abbia un po' di sensibilità debba aver provato qualcosa di simile. Non si poteva dare la colpa al fascismo dei nostri disastri personali, era troppo comodo. E dunque pareva ingenuo credere che rimosso il fascismo tutto andrebbe a posto. Ma che cos'è l'Italia? Che cos'è la coscienza? Che cos'è la società? Dalla guerra ci aspettavamo queste mille altre risposte che la guerra disgraziata non può dare. Tutto pareva che fosse quasi un nodo e questi nodi venivano al pettine. Che cos'è il coraggio? E la serietà? E la morte stessa? Non è più finita. Che cos'è l'amore? Che cos'è la donna? Stupidaggini. Non si può chiedere alla guerra che cos'è la donna. Almeno quelle volte, due o tre, che io gliel'ho chiesto, non mi ha mai risposto niente la guerra. Sta di fatto che noi, i nodi, li vedevamo venire al pettine e ci pareva di sentire che perfino dietro la politica, la regina delle cose, ci sono forze oscure che lei non governa. Anche il fascismo è forse collegato con queste forze oscure. Il mondo è misterioso e questo si sente molto di più quando si vive un pezzo in mezzo ai boschi. Avevamo bensì in questo gran sconquasso la parte migliore della nostra cultura, quella acquistata non a scuola ma fuori. Erano come appigli rocciosi in mezzo a una corrente. C'era l'antifascismo, sì, i poeti, Baudelaire, Rimbaud, molte poesie singole, un gran mucchio di versi, mistichi. C'era il metodo che noi chiamavamo grocciano, le distinzioni tra questa e quella forma di coscienza. Nei momenti di maggior ottimismo pensavamo che queste cose alla fine della guerra si sarebbero saldate insieme, la corrente si sarebbe ritirata rivelando le saldature tra gli appigli, lo zoccolo di roccia umido del mondo nuovo. Ma
questi momenti erano rari. Dopo la guerra forse il caos si sarebbe decantato, ma intanto c'eravamo noi in mezzo. E da una parte si sentiva manifestarsi un mondo infinitamente più complesso degli schemi trasmessi a noi da filosofi e da poeti. Si sentiva subito che questo mondo era reale, un mondo reale. Ma com'era fatto il mondo reale? Quanto grande era il mondo reale? Quando cantava il cuculo, perché in altipiano cantavano i maggio, noi non eravamo spettatori, turisti che lo ascoltano per loro piacere. Noi abitavamo lì, nello stesso bosco. Erano cose vere e non spettacoli. Ora che eravamo della stessa parrocchia anche noi, la distinzione tra l'umano e non umano, sulla quale è fondata la società, sembrava sempre più vaga. Ma sì, una volta si diceva che abbiamo l'anima, una volta lo spirito, è sempre la stessa minestra. Abbiamo un osso buco sulle spalle e dentro questo un midollo specializzato, pieno di circuiti complessi ed eleganti, ma come schema identici a quelli per mezzo dei quali questi uccelli invisibili sparsi nel bosco fanno. Una volta nel bosco da solo stavo lì coi piedi su un greppo a fantasticare, come si finisce fatalmente a fare quando si è soli. Vengono quei pensieri informi che si muovono lentamente e continuamente e non concludono mai nulla, eppure sembra che abbiano dentro il veleno della verità. È per questo forse che lodiamo la solitudine. In certi momenti le cose si vedono meglio se si vedono con la coda dell'occhio, anzi con la coda di migliaia di occhietti. È una curiosa faccenda la percezione, migliaia e migliaia di specchietti montati uno accanto all'altro. Ci saranno anche spazi scoperti, micromillimetrici, ma per lo più sono sicuro che si sovrappongono ai margini. In questo momento l'insieme si può anche chiamare bosco. Storicamente va bene una parola così, è un buon riassunto, pensavo, storia dei popoli indoeuropei o in generale di questo ramo di Homo che abbiamo, che poi è venuto fuori proprio dal bosco, con un cervello fatto appunto di tanti occhi sovrapposti, microimmagini. In fondo il cervello umano e il bosco verrebbero a essere la stessa cosa. E nella società abbiamo riprodotto il bosco e il cervello, e tutto quello che c'è in essi ci deve essere anche nella società. Questi pensieri si muovono e non concludono. Però c'era questo di serio sotto, che il bosco in quel momento da solo mi pareva di sentire fortemente che cos'era, e deve essere per questo che me lo ricordo, e inoltre perché subito dopo sparai, e in quel mese sull'altipiano ogni volta che c'erano spari mi restavano impressi spostamenti, trasferimenti, giorni ballerini. C'era un'area di violenza imminente che elettrizzava. 25 maggio, scadeva l'ultimo, ultimissimo termine, poi dicevano che volevano spazzare le montagne. Guardando verso sud, pareva di vederla nelle nuvole la minaccia. Venne anche un aeroplano tedesco a mitragliare un po'. Eravamo nel luogo che si chiama Zingarella, spalle del Monte Zebio. Alla notte nevicò. Per alcuni giorni continuarono ad arrivare reclute. Eravamo inseguiti, per così dire, dai messaggeri del paese reale, frotte di gente di cui molta troppa giudicavamo indegna. Non è che non avevano l'ethos, è che non avevano proprio la voglia di fare la guerra. Venivano ufficiali di carriera, anzi di vocazione, si aggregavano, assaggiavano con l'intruglio spartano la dura dieta dei trasporti, il letto muschioso, e dicevano: «Ma questo dovrebbe contare per la carriera». E noi restavamo lì a guardarli a bocca aperta. Poi cedevano di schianto nel mezzo di un ennesimo trasporto, scaricavano tutto fra i pini e andavano di nuovo in congedo. Altri, disposti a sopportare le fatiche, si accorgevano all'improvviso che c'era anche lì il pericolo. «Ma qui è pericoloso», dicevano, e noi li scacciamo, naturalmente spogliando delle armi. Forse
la gente normale sono loro, pensavo. Scommetto che sono loro. Non mi avvilivo. Solo mi pareva una gran stramberia. Che casino il paese reale. Ottimo, 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 pensavo. Questa è la guerra popolare. Riflettevo che un paese, mettiamo il Veneto, anche lasciando stare l'Italia, contiene enormi riserve di energie non catalogate nei libri. Le strutture della nostra società sono borghesi. I popolani non saranno letteralmente esclusi con la forza, però ne restano fuori. In pratica vengono a trovarsi dentro solo quando sono in prigione, che è per loro la forma più normale di ammissione all'interno delle strutture. Oppure diventare seminaristi. Non sono apporti popolari alla comune cultura, ma assunzioni in servizio. Le carceri, la servitù domestica, il bordello, la caserma, il seminario, perfino nei libri. Quando ci vanno dentro, i popolani sembrano assunti in servizio. No, è inutile, pensavo. Una comune cultura non c'è. Cosa valgono questi qui? Si vede ora da come si organizzano da sé. Fanno le cose più facilmente di noi, con meno fisime. Sbagliano anche, ma così alla buona, in modo pratico e rimediabile. Sbagliano per eccesso, non per difetto. Gli ultimi 20 anni in Italia sono un caso di errore per feroce difetto, opera sostanzialmente di noi borghesi e forse senza rimedio. Col primo buio i partigiani erano entrati nella grotta e ci andammo anche noi. C'era un bel fuoco di legna in mezzo e i partigiani cantavano, le facce arrossate dai riflessi che mi parevano contente e esaltate. Sono passati gli anni, sono passati i mesi, non passeranno i giorni e sbarcherai inglesi. Mi compiacevo di questo loro pensiero dominante. Guardavo le figure simpatiche e eccitate. Mi pareva che fossero due aspetti dello stesso programma. Tutto quello che facevano e dicevano mi pareva giusto. Deve essere questa la cultura dei popolani. Sono meglio di noi. Hanno anche le lucette nelle tende. Infatti nella tenda del Castagna c'era l'impianto della luce con gli accumulatori e anche un paio di minuscole lampadine. Alla sera, dalla tenda più alta, uno suonava il silenzio con l'armonica da bocca e dopo il silenzio suonava anche qualcos'altro. Era bensì una specie di naia per loro, ma senza cartoline rosse, senza sergenti, senza orari e a poche ore da casa, dove ogni tanto si mandavano in licenza a turno. Si sentiva che qui le cose erano venute prima delle idee e la faccenda sembrava riposante. Passammo al campo un altro giorno o due prima di andare su in Ortigara. Erano trasposti di esplosivi o esercitazioni con le armi molto libere, le coturnici inseguite da questo tipo di raffiche per la prima volta nella loro storia sembravano disorientate. I franculini scendevano a picco come bolidi radendo i costoni e non si sapeva mai se erano francolini vivi in picchiata o francolini morti in caduta libera. Partivano piccole spedizioni, altre ne arrivavano. Erano tutti disinvolti, convinti, convincenti. Parlai col Castagna dei nostri piani di guerra. Castagna aveva il viso inquadrato da una barba che pareva fatta con un fastello di rovi spinosi. Non aveva teorie preconcette Castagna. L'idea generale era di spostare la gioventù dell'altipiano dai piccoli centri abitati ai greppi deserti. La guerra si sarebbe fatta secondo il bisogno e senza andare a cercarsi rogne speciali. Si conosceva bene i greppi, i boschi, la macchia, le grotte, le scafe. Ogni volta che venissero i tedeschi contavano di cavarsela.
Non occorrevano piani. I piani confondono, disse Castagna. Vedremo in pratica. Volevo anche un po' informarmi sul loro ethos, ma naturalmente c'è lo svantaggio che in dialetto un termine così è sconosciuto. Cioè, non è che si può domandare, ciao, che ethos gavia vi altri? Non è che manchi una parola per caso, per una svista dei nostri progenitori che hanno fabbricato il dialetto. Tu puoi voltarlo e girarlo, quel concetto lì, volendolo dire in dialetto. Non troverai mai un modo di dirlo che non significhi qualcosa di tutto diverso. Anzi, mi viene in mente che la deficienza non sta nel dialetto, ma proprio nell'ethos, che è una gran bella parola per fare dei discorsi profondi, ma cosa voglia dire di preciso non si sa. E forse la sua funzione è proprio questa, di non dire niente, ma in modo profondo. Ce ne sono altre, di questo tipo. La più frequente all'università, presso gli studenti, anche presso i professori, era istanze. Istanze. Adesso che ci penso, anche istanze, in fondo, vuol dire ethos, cioè niente. Domandai quindi a Castagna. Castagna, perché siete qua, voi altri? E Castagna disse, come perché? No, dico, come mai che vi siete decisi a venire qua? E dove volevi che andassimo? Disse Castagna. Questo chiuse questa prima parte dell'indagine. Poi io dissi, e quando finisce la guerra, cosa pensate di fare? Andiamo giù, no? Sì, e cosa farete quando siete giù? I saccheggi? Annui con un senso di scandalo non disgiunto dall'ammirazione. Mi informai se c'erano dei piani prestabiliti per questi saccheggi. Mi parve di capire che il Castagna pensasse soprattutto a dei festeggiamenti. Cioè un banchetto all'aperto, il tiro alla fune, le corse dei sacchi tra ex fascisti. Sacchi da cui, appunto, saccheggi. E poi dissi, no, dopo i saccheggi. Il Castagna si mise a guardarmi e disse, voi siete studenti, no? Io feci segno di sì e lui disse, si vede subito che siete finetti. Castagna, non credi che bisognerebbe provare a cambiare l'Italia? Non andava mica bene come era prima. Dico, si potrebbe dire che siamo qua per quello. A dirtela proprio giusta, disse Castagna, a me dell'Italia non me ne importa mica tanto, sai. Ma ti importerà sapere chi comanda a Canove, no? Canove era il suo paese. Disse che si sapeva già chi avrebbe comandato a Canove. Sentiamo, dissi. Il sottoscritto, disse il Castagna. Solo per qualche giorno, ovviamente. Facciamo anche qualche settimana. E dopo, dissi, dopo andrà su un governo, no? Gli domandai se non gli interessava che giorno, che governo andasse su. Il Castagna mi disse di fargli vedere le mani. Gliele feci vedere dalla parte delle palme e lui ci mise vicino le sue. Sulle palme io avevo qualche callo qua e là, ma recente, pallido, avventizio. Lui aveva tutta una crosta antica, scura, quasi congenita. Non erano calli, ma proprio una mutazione dei tessuti. Vedi, disse Castagna, quando va su un governo, noi altri dobbiamo lavorare. Anche se fossero fascisti, dissi. Eh no, per la Madonna, disse Castagna. I fascisti non sono mica un governo. Già, dissi io. I fascisti sono... Cercavo una formula salveminiana. Sono rotti in culo, disse il Castagna. Questo era il suo ethos. Mi disse anche cosa avrebbe fatto se per disdetta tornassero su proprio loro. Allora disse, torniamo su anche noi, torniamo qua. Ottimo, ottimo, pensavo. La
pellicola. Un'azione partigiana, tipica azione partigiana. Volevamo agire e, avendo visto la povertà e la penuria in cui viveva la popolazione delle valli, una notte andammo in 8 o 10 con un camion a rubare formaggio in una grossa latteria per darlo al popolo. In queste spedizioni, in luoghi che non si conoscono, ti guida un altro che li conosce e tu li lasci guidare. A un certo momento perdi il filo, non sai più quanto sono lontani tra loro i luoghi, dove vai, dove aspetti, dove devi ritornare. Tutto diventa una specie di cabala, una sciarada di pezzi staccati. Credo che fossero così le situazioni in cui si cacciava Bakunin. Lui probabilmente si divertiva, vabbè. Entrammo in 4 per un finestrino, spinti da sotto, capottando nello spazio buio, odoroso di latte. Io ero il secondo e quando arrivai giù trovai a tastoni i piedi e i polpacci del primo. Con la pila da latrocini vidi che si era rovesciato dentro un calderone di panna e la stava mangiando. Degli altri 2 in arrivo, uno si calò anche lui spontaneamente nel calderone della panna allo stesso modo del primo. L'altro, studente in farmacia, non si calò. L'ambiente era spazioso, pulito, ordinato. Inducemmo i nostri compagni a decapovolgersi ed esplorammo il regno lattescente. Un bel pavimento di mattonelle rosse, grandi tavoli di legno dolce, calderoni, pignatoni. Era un meraviglioso paese del latte. L'avevamo sorpreso nel sonno. Una porta dava nella immensa provincia dei formaggi. Dormivano tutti nei lettini a strati sovrapposti come cristiani. I corridoi erano stretti e bui, i formaggi stipati come in un gran dormitorio nelle catacombe. Mi viene in mente che se i primi cristiani avessero avuto questa disgrazia, o meglio questa grazia, grazia di Dio, nelle loro catacombe, forse non avrebbero mai sentito il bisogno di emergere alla luce del sole e quassù saremmo ancora pagani e diremmo vigliacco Marte, puttana Minerva. Mentre loro là sotto sarebbero certamente restati più santi e avrebbero gradualmente perduto la vista. Andammo ad aprire agli altri, che intanto avevano spinto il camion davanti alla porta, e cominciò il Saturnale. Mi parve giusto lasciarlo avviare, poi mi misi a tentare di frenarlo coi calci. Alla fine si modificò da sé, si evolse in un trasporto dei formaggi, ma con un gran senso di eccesso e di sperpero. L'abbondanza ci travolse. D'improvviso non solo c'era materia di azione, ce n'era troppa. Mi sentivo quasi affondato in un grande mare dei sargassi. Mi pareva che i grossi formaggi trasportati con forza, branditi sopra le teste, palleggiati, mi ondeggiassero attorno, ora più alti, ora più bassi, come relitti di un naufragio in un mare mosso. Agimmo forse per mezz'ora. Alla fine avevamo caricato una 15ina di quintali di balle tonde, sode, odorose. Ripartimmo nella notte, guidati dal nostro commissario, che sapeva la strada. Io ero dietro tra i formaggi. Vedevo passare a rovescio i rettifili, curve, siepi, incroci, paesi deserti. Non riconoscevo nulla. Era una strana sciarada. Avevamo rilasciato puntigliose ricevute in busta chiusa per questa requisizione con una serie di buoni da noi inventati e onorevolmente firmati. Invece il comitato della provincia, quando seppe della cosa, espresse, anziché viva gioia, viva indignazione e deliberò di pagare il formaggio da noi catturato. Prima ci controindignammo, poi dicemmo, vabbè, fate vobis. Intendevamo, come ho detto, non di tenercelo noi il formaggio, solo di assaggiarlo e poi distribuirlo. Questa parte del piano la mettemmo ugualmente in atto. Andammo in giro a regalare formaggi al popolo dell'Agordino in nome del popolo italiano. Come quest'ultimo apprezzasse il gesto non saprei, ma anche il popolo dell'Agordino aveva un po', diciamo, il dente levato, non per l'origine dei formaggi, ma per le possibili conseguenze. Non dicevano di no ai nostri doni, ma non parevano disposti a mangiarseli. La denutrizione è una strana consigliera.
noi pretendevamo che li inaugurassero subito e in qualche casa li tagliammo noi stessi con un po' di teatro, con le baionette, porgendo cordialmente le fette con le baionette in pugno, spettinati e stravolti. Non sembravamo gente da prendere proprio sotto gamba e gli adulti si mettevano a staccare bocconi, mentre i bambini approfittavano per ingozzarsi in fretta e presto si intasavano e diventavano paonazzi. Insomma, questa nostra operazione non andò bene. Quando poi, una bella mattina, le truppe del Terzo Reich, in assetto di rastrellamento, si presentarono agli sbocchi delle valli e cominciarono ordinatamente a visitare le case, poi a bruciarle per ricordo, ma non cercavano i formaggi, cercavano noi, i montanari, per prudenza, scacciarono di casa i formaggi. Bastava una spintarella, con un po' di rimpianto, spero. In quella parte dell'Italia le valli hanno lunghi pendii erbosi, molto inclinati. Mi è stato detto che si vedevano i formaggi rotolare verso il fondovalle, saltando le masiere. A un certo punto pareva che da ogni casa venissero giù formaggi. Forse i tedeschi credettero a una nuova forma di resistenza popolare e il loro cuore di guerrieri vacillò per un attimo. Grazie, grazie a Francesco Maino. La voce di Francesco ci ha mostrato come la lettura viva di un'opera così viva come I Piccoli Maestri apra davvero a molteplici modulazioni di senso. E grazie anche a Mario Snenghi e ancora a Baldini. E siamo in chiusura, anzi in ritardo. Il convegno prosegue domani alle ore 9 in aula 1 del complesso Beato Pellegrino, quindi chi può venga, vi aspettiamo. Grazie ancora a tutte e a tutti. E buona festa della liberazione.